Questa volta sono in Brianza. Sto andando a Costa Masnaga per incontrare una ragazzina che sta facendo innamorare tutta Italia con le sue giocate. Can we go way back, way back, way back? Can we go way back, way back, way back? Can we go way back, way back, way back? Vi porto a conoscere Matilde Villa, 16 anni, ma una maturità cestistica e una personalità da veterana. Grazie! Come state? Tutto bene, tutto bene. Vieni, seguici. Com'è cambiata la tua vita? Perché non vai più a scuola, immagino che non vedi gli amici. Vabbè, ovviamente questa situazione è molto instabile perché non si hanno delle norme convinte. Diciamo che per noi adolescenti comunque questa situazione è drammatica perché non ci permette di fare una vita normale come tutti i giorni, dobbiamo tenere la mascherina, non possiamo avere i contatti che secondo me tra amici, cioè avere il contatto è più che normale, dobbiamo stare sempre attenti alla distanza, quindi ci ha stravolto un po' tutti. Questa situazione comunque non ci permette nemmeno, vedo alcuni miei amici che giocano anche loro a pallacanestro, non possono allenarsi, quindi in questa sfortuna comunque abbiamo la fortuna di poterci allenare a Costa. E poi anche per la scuola, con la didattica a distanza non è la stessa cosa perché interagire da uno schermo è differente da interagire con una persona faccia a faccia. Sicuramente durante le didattiche a distanza ci sta che ti distrai perché con il telefono, WhatsApp, le notifiche, cioè è difficile stare attenti 5 ore e poi io sono una che mi distrae molto facilmente e quindi è un po' dobbiamo adattarci perché questa situazione è molto difficile. Io penso di essere fortunata perché anche in questo periodo io ho l'opportunità di giocare a basket che è la mia passione, cioè quello che mi diverte fare e quindi comunque io mi sento abbastanza fortunata mentre alcuni miei amici che appunto non possono neanche fare il loro sport per queste restrizioni e nel loro tempo libero uscivano con gli amici, secondo me per loro è più difficile adattarsi a questa situazione rispetto a me che comunque sono abituata a questa vita. E quindi comunque mi sento fortunata. I never got the basket and the fruits of the labor and I never got the cash from that dude from the label. I'm just thinking back. Can we go way back? Way back. Way back. Can we go way back? Way back. Way back. So che hai una sorella gemella, Eleonora, com'è il vostro rapporto? Allora, il nostro rapporto è strettissimo perché ovviamente siamo H24 insieme a casa, basket, quindi logico che abbiamo questo rapporto e poi è la mia copia, cioè sa tutto quello che penso, cioè ci basta uno sguardo per capire le emozioni e quello che pensa. Sicuramente è la mia copia a livello estetico, mentre per quanto riguarda il carattere è più coraggiosa. È sicuramente una grande chiacchierona, ama sempre parlare, è solare, sempre il sorriso anche quando non dovrebbe. Vabbè, vi dico, Matilde è solare, positiva e vabbè, come competitiva, come si capisce già vedendola giocare. Fin da piccola sono sempre stata competitiva. Infatti mi ricordo che anche alle elementari durante le ricreazioni quando facevamo dei giochi tipo salto alla corda o campana dovevo sempre arrivare prima e trasformavo ogni gioco in una competizione e se non arrivavo prima chiedevo sempre la rivincita perché assolutamente devo arrivare prima e non mi piace molto perdere. Diciamo c'è quasi in tutto competizione tra noi però ovviamente una competizione positiva. E anche nella pallacanestro e in queste competizioni cerco sempre di prendere tipo le caratteristiche più belle di Mati, ovviamente è difficile perché le cose che fa lei le sa fare solo lei a volte. E dato che siamo entrambe super competitive, nessuna vuole perdere e quindi soprattutto Mati quando perde trova sempre le scuse, diventiamo subito nervose, ci arrabbiamo tra di noi e quindi diciamo c'è una lite a casa Villa. Poi se cerchi di intervenire perché veramente dici adesso si ammazzano, loro si girano e dicono lasciaci fare, tanto cioè noi ci vogliamo bene, te stai tranquilla, questa è la loro risposta, quindi è bellissimo, si completano insieme veramente. Negli anni, visto che ormai quasi 2 anni che è così,
Abbiamo visto comunque che i piedi li tiene ben saldi in terra e va bene. Eleonora comunque è contenta, non la sta vivendo male. Io sicuramente sono felicissima perché sta raggiungendo davvero traguardi sempre più alti, più impressionanti. Ovviamente magari gli altri guardano soltanto la partita in cui fa 21 punti, 22 punti, invece cioè, io guardo proprio tutto il percorso che fa per arrivare lì. Vedo ad esempio le difficoltà che aveva e che ha superato raggiungendo questi traguardi. È molto importante il suo supporto perché ogni volta mi dà la carica di fare meglio e mi continua a dire ok, allenati, diventa meglio di quello che sei, quindi è tipo la mia fiamma. A volte mi capita di dire cavoli, lei è molto più forte di me, cavoli, lei guarda, cioè, dove sta arrivando, però cioè, ovviamente è un confronto naturale, però la vivo serenamente perché comunque sono super felice per quello che sta ottenendo. Periodo in quarantena io mi sono sentita una principessa, avevo servizio in camera, erano tutti pronti a portarmi il cibo, tutto. Sicuramente avevo sempre voglia di fare cioè, parlare con qualcuno, specialmente con Mati, chiederle com'è andata l'allenamento, com'è andata la scuola, com'è andata la verifica. Però comunque la sera ad esempio ci videochiamavamo e avevamo l'occasione di scambiarci qualche parola, soprattutto perché io gli chiedevo sempre di portarmi sul caricabatterie che mi portavo sempre giù e quindi io ero sempre senza telefono e quindi ci sentivamo comunque. Abbiamo utilizzato un metodo alternativo, cioè ci videochiamavamo, che sembrava strano perché eravamo nella stessa casa, però visto che non ci potevamo vedere ci videochiamavamo. Le gemelle d'Otto diciamo che sono un bel esempio, tutte e due in nazionale. Puntate a quello? Sì, cioè, ovvio, quando vedi delle gemelle che sono così alti livelli dici ok, dai, tentiamo di raggiungerlo. E quindi sì, comunque sono stati anche loro dei punti di riferimento. Which one you want first, either way you pick the best, still gonna hurt you the worst. I never got to bask in the fruits of the labor, and I never got the cash from that dude from the label. I'm just thinking back. Can we go way back? Non mi hai ancora detto come mai hai cominciato a giocare a pallacanestro? Allora, prima di pallacanestro ho fatto altri sport come danza, ma non sono andati molto bene. E visto che mio fratello giocava a basket e io e mia sorella andavamo a vedere i suoi allenamenti, quando finivano andavamo dentro, ci buttavamo, prendevamo la palla e iniziavamo a tirare. E quindi da lì ci hanno proposto, vabbè dai, venite ad allenarvi, a provare. Quindi da lì abbiamo iniziato a giocare a pallacanestro e niente, direi che è andata bene così. Ok, ma adesso quanto è importante nella tua vita la pallacanestro? Cosa significa per te? Beh, allora la pallacanestro è molto importante per me perché ormai fa parte di me. Se non sono a casa sono in palestra, quindi è diventata come una seconda casa. E il basket per me è la mia passione, è quello che mi diverte fare. E quindi per me questo è importante. Dedico moltissime ore al basket, infatti facciamo allenamenti costanti e per me è importantissimo perché mi permette, oltre che divertirmi, fare altre esperienze con le mie amiche o se no con i tornei, e in questo momento per me è tutto, cioè non potrei avere una vita senza la pallacanestro. Cosa hai pensato l'anno scorso quando il tuo allenatore Paolo Seletti ti ha buttata in campo a 15 anni o forse neanche ancora compiuti? Beh, allora, inizialmente non me l'aspettavo, cioè ok, ero in panchino, ho detto forse mi butterà dentro uno o due minuti, poi ok, sono entrata, posso sedermi e quindi direi che ha avuto molto coraggio e ha avuto molta fiducia in me e quindi lo devo ringraziare. Ovviamente c'è questa fiducia che mi ha dato, si è trasformata poi in carica per dimostrargli che comunque ha fatto bene a buttarmi in campo. Ma adesso quando ti capita di giocare contro giocatrici più grandi, affermate, anche famose alcune, hai paura o questa cosa ti gasa? Allora, cioè, inizialmente quando preparo la partita e mi preparo tipo ok, adesso gioco contro gente forte perché in questo campionato c'è molta gente forte, un po' di ansietta per dire oddio, sì, mi passa per la mente, però comunque mi dà anche lo stimolo di dire ok, gioco contro questa giocatrice, devo mettermi lì, giocare come so e dimostrare che posso stare anch'io in campo insieme a queste giocatrici e quindi mi dà anche un grande stimolo.
Senti, ma giochi nel ruolo di playmaker, che è il ruolo, insomma, più importante, sei la regista della squadra. Ecco, come gestisci questa cosa con giocatrici più grandi di te, che devi comandarle, no? Un pochino. Allora, cioè, questo aspetto lo sto ancora bene analizzando, perché diciamo che non sono ancora proprio un playmaker che organizza bene il gioco in campo, quindi ci devo ancora lavorare, e secondo me è un aspetto molto difficile, perché comunque essere anche la più piccola e non posso dire di avere così tanta esperienza in questo ruolo, cioè mi viene anche difficile, devo migliorare, però cioè, prendo come punto di riferimento altre giocatrici come Sottana o dei playmaker più forti, e quindi ogni partita cerco di migliorarmi, e anche se è difficile lo dovrò fare, quindi cercherò di fare meglio ogni partita. Segni tanto, ma le tue canestre sono anche molto spettacolari, molto difficili, come ti vengono? Diciamo che a me vengono al momento, cioè sono molto spontanea. Quando gioco e trovo delle soluzioni, io non penso prima di fare le cose, mi vengono, cioè vedo l'avversario e subito faccio un cambio di mano, cioè è una cosa che mi viene al momento e non so neanche spiegarla. Cioè. Hai parlato di Giorgia Sottana, c'è qualche altro giocatore o giocatrice che ti piacciono, che prendi come riferimento? Allora, oltre a Sottana, prendo anche come punto di riferimento il mio idolo, che è sempre stato fin dall'inizio, che è Steph, che è un giocatore dell'NBA, e visto che guardo molto spesso l'NBA è lui. Come altra giocatrice anche Zanda, e con Sottana, perché comunque sono comunque punti di riferimento, secondo me, per me. Cosa immagini o cosa speri per il futuro? La pallacanestro, che ruolo credi che avrà nella tua vita? Allora, penso che nel mio futuro la pallacanestro sarà sicuramente fondamentale, perché è questo che mi diverte, è questo che voglio fare. Sinceramente spererei di andare anche a giocare all'estero, in America, però adesso sto pensando, penso sempre al presente, a godermi quello che sto facendo adesso. E per il futuro si vedrà, cioè, come andranno le cose. Silvia, visto che sei qui, ti va di fare due tiri? Assolutamente sì. Matilde è energia allo stato puro. Alla competizione nel sangue. In campo è travolgente, fa tutto con una facilità incredibile, spinta dalla sua smisurata passione per la pallacanestro e dalla sua grinta. Fuori dal campo è una ragazzina di 16 anni con i piedi per terra, che ama la sua famiglia e ha uno stretto legame con la gemella Eleonora. Non riesce però mai a stare ferma e ogni occasione è buona per una sfida, dentro e fuori dal campo. Questa è com'è il vostro legame? Scusa, legame come prima. Come ti immagini che sarà? Ce l'ho, ce l'ho.